Ma buongiorno amici, quanto tempo è passato che non mi presento su questi schermi? Era giugno, perché l'ultimo video che ho messo mi sembra quando sono stata al congresso mondiale dei 30 anni di PM, quindi giugno. Calcolando che siamo a novembre, sono passati 6 mesi. Tra qualche giorno è il compleanno di Nicolò, oddio che vi faccio cadere. Tra qualche giorno è il compleanno di Nicolò e di Vito. Nicolò farà 6 anni. Sembra ieri che ce l'avevo in pancia. Comunque, mi tolgo gli occhiali che magari fanno riflesso. Perché sono qui? Sono qui perché negli ultimi video ti avevo raccontato qualcosa, ti avevo raccontato del fatto che ho avuto dei problemi di salute dopo la morte di mio papà. Del fatto che sono stata operata alla schiena, che mi hanno aperto la schiena così per niente, che comunque non stavo bene, avevo ancora dei grossi dolori, che ho preso 20 kg, insomma ti avevo raccontato un po' di cose. Ma negli ultimi mesi, diciamo, ho scoperto altre cose. Diciamo che ultimamente non sono stata molto fortunata con la salute. A essere onesta, già col bypass non sono stata molto, insomma, molto fortunata con la salute. Però non mi lamento perché c'è chi sta peggio, quindi assolutamente non mi lamento. Però, diciamo che quest'estate sono andata in vacanza, come anche l'anno scorso. Sono andata un po' con un mood diverso perché quando si hanno parecchi dolori, insomma, sì, la vacanza, ma anche semplicemente stare sdraiata su un lettino, non riesci a starci perché hai i dolori, non è proprio piacevole. Cioè, il preferire stare in piedi allo stare sdraiati sul lettino. Poi a settembre siamo stati in Croazia. Per la mia vacanza premio, ma c'erano anche Vito e Nicolò. Tornati da lì, avevo la visita dalla reumatologa. Dalla visita dalla reumatologa perché non so dove eravamo rimasti con i racconti. Comunque, io ero seguita al J Medical qui a Torino dal fisiatra e dalla riabilitazione. Ma non avevo ottenuto risultati e avevo speso davvero, davvero tanti soldi. Ogni volta andare a fare la fisioterapia costava davvero dalle 80 alle 110 euro e andavo 2 volte alla settimana. Loro continuavano a dirmi di non andare più in palestra, che dovevo seguire ciò che mi dicevano loro. Nel frattempo mi avevano scoperto una trocanterite all'anca, una tendinopatia, insomma varie cose che loro dicevano che i dolori erano dovuti a quello. Però se i dolori erano dovuti a quello, io facendo la fisioterapia, quei dolori dovevano migliorare e invece non miglioravano. Quindi cosa è successo? Io, se sei sul mio canale da tanti anni, lo sai che sono una testona. Ho fatto di testa mia, mi sono iscritta in una nuova palestra qua vicino a casa, in primis perché volevo perdere peso. Parlo al passato perché poi appunto mi sono resa conto al momento di non poterlo perdere, ma questa è un'altra storia. Però quando mi sono iscritta in questa palestra sono andata e ho proprio chiesto: per caso qua dentro lavora un fisioterapista, cioè qualcuno che comunque si occupa di persone che hanno effettivamente problemi. Gli ho raccontato la mia storia, appunto, che ero rimasta una sorta di paresi, di parestesia alla gamba, che andavo con le stampelle, che mi hanno operato la schiena, insomma, mi hanno consigliato un ragazzo al che io ho prenotato la visita. Questo ragazzo, la prima volta che mi vede, era aprile, se non mi ricordo male, marzo, aprile. Mi fa la visita, la prima volta che mi vede, mi fa fare 2 o 3 cose e mi dice: guarda, io seguo tantissime persone, anche persone che non camminavano. Io non sono specializzato in questo, però ho visto tante persone e secondo me tu hai o la sclerosi o la fibromialgia. Non vi nego che volevo picchiarlo in quel momento perché ho detto: ma come si permette di dire una cosa del genere a una persona
che è lì per un'altra cosa, cioè io ero andata lì con i miei esiti della trocanterite, con i miei esiti della tendinopatia e tutto, però ho voluto dargli fiducia, ma non l'ho ascoltato, quindi sono andata avanti, aprile, marzo, tipo aprile, maggio, giugno, i dolori aumentavano sempre di più e io effettivamente, cioè anche semplicemente per lavarmi i piedi in doccia, facevo tanta fatica. E lui tutte le volte mi diceva: Chiara, hai trovato la reumatologa? Hai trovato la reumatologa? E io tutte le volte dicevo: no. Un giorno vengo a casa, inizio a parlarle su Instagram e inizio a parlare dei miei problemi che ho, dovuti ai dolori, dovuti ai movimenti, insomma un po' a tutto, no? E mi arrivano tantissimi commenti dalle ragazze che mi seguono su Instagram e iniziano a dirmi determinate cose. E delle ragazze, soprattutto una qua di Torino, con dei problemi appunto reumatici, mi dà il nominativo di una reumatologa che non conosceva lei direttamente perché la sua non era, praticamente il suo, non mi ricordo, non era qua a Torino. Ma mi dà il nome di una qua a Torino che comunque è seguita, cioè segue una persona che lei conosceva. Insomma, prendo il nominativo, chiamo per prendere l'appuntamento, ovviamente era quasi fine luglio, anche a pagamento me l'hanno dato a metà settembre. Quindi mi sono fatta tutto agosto così, sono andata in vacanza a settembre così. Mi ricordo che l'ultimo giorno che ero in Croazia dicevo: adesso finalmente torno a casa, scoprirò quello che ho e sistemerò il tutto. Finché non sono andata alla visita. Sono andata alla visita e mi è stata riscontrata la fibromialgia. Fa strano dirlo perché per un anno e mezzo mi hanno dato della pazza, dicendo che il mio dolore era un dolore dovuto dalla morte di mio padre, dal lutto di mio padre e che quindi io somatizzavo così. La reumatologa mi ha anche spiegato che queste malattie vengono da forti shock. Effettivamente, diciamo che come potete vedere, faccio ancora fatica a dirlo nonostante passato un anno e poco più di un anno e mezzo. La morte di mio padre per me è stato uno shock non potente, cioè di più. Quindi, scusate, stavo guardando perché io ho il telefono girato e inquadro da qua, stavo guardando più o meno a quanti minuti ero perché non volevo diventare troppo logorroica e con un video troppo lungo, dato che non pubblico da 6 mesi. Comunque io non so cosa è successo al mio corpo, so che io ho tanti dolori, spesso e volentieri passo le notti insonni, insonne, insonni, non lo so, perché appunto ho i dolori, ci sono momenti che sto meglio, momenti che sto peggio. Mi aiuto con ovviamente gli integratori come sempre, anche perché voleva prescrivermeli anche la reumatologa, ma gli ho fatto vedere quelli che prendevo e mi ha detto che vanno assolutamente bene, anzi di continuare a prenderli. E mi ha detto che probabilmente il mio corpo, essendo che prende integratori da tanto tempo, non riesco a sentire nemmeno il dolore come dovrei sentirlo. E questa cosa mi spaventa perché io già ho tanto dolore adesso. A volte mi alzo la mattina, non riesco a camminare. Sto diventando triste, mi sta venendo da piangere, non voglio. Non voglio. Non volevo tornare su YouTube in questa maniera perché già 2 o 3 video sul mio canale sono abbastanza drastici, però comunque è dura da accettare, è dura da metabolizzare, per me è stata dura. Ho scoperto a metà settembre, oggi è il 16 di novembre, 2 mesi e sono qua a parlarne. È dura, ma si può andare avanti. A tutto c'è una soluzione, anche se per la fibromialgia non c'è una soluzione, non c'è una cura. Si possono prendere antinfiammatori? Sì,
Io però non posso perché ho quattro malattie autoimmuni, di cui una al fegato, e quindi il mio corpo produce un enzima che vuole ammazzarmi il fegato. Rido per non piangere, ragazzi, rido per non piangere. E quindi non mi possono dare una cura con gli antinfiammatori e quindi o mi tengo i dolori o mi faccio scoppiare il fegato. Va bene, sono pronta anche a questo. Sono dell'opinione che se la vita continua a mettermi davanti a delle sfide così è perché io devo avere davvero un qualcosa di grosso dalla vita. Non che non lo abbia già avuto, perché io ho un marito stupendo, un figlio fantastico, ho tante persone che mi vogliono bene, ho un lavoro magnifico, la casa dei miei sogni e in sostanza non mi manca nulla. Mi sto ricommuovendo un'altra volta, però avere sempre i dolori è sfiancante, quello sì. E quindi niente, questo è anche il perché sono scomparsa un po' così da giugno. Mi è passata un po' la voglia. Quando io sto tanto male, sapete che mi passa la voglia. E per me YouTube non è il mio lavoro, è uno svago. Mi piace venire qua a chiacchierare e perché ho deciso oggi di mettere questo video perché il mio primo mese che ho passato dopo che la reumatologa mi ha detto quello che avevo, l'ho passato davvero male, l'ho passato in solitudine, l'ho passato con parlando con le persone e le persone tante volte ti sminuiscono il tutto. La fibromialgia deve essere capita, ma io ti dico, fino a qualche mese fa l'avevo sempre solo sentita nominare dai miei clienti, sono onesta. Prima non avevo mai avuto a che fare con nessuno. E per quanto poteva dispiacermi, ma non la conoscevo. Ora che la conosco, la sensazione che ho la mattina a volte, perché ovviamente è una malattia neurologica, quindi va a agire sui nervi e soprattutto ho visto che va a agire anche sul cervello. E ci sono certe mattine che per connettere aiuto, aiuto. Mi è stato detto da una mia amica che anche lei soffre, che poi è una ragazza che ho conosciuto qua su YouTube, Laura, non so se vedrai mai questo video, che questa sensazione si chiama fibro frog, che è appunto sta nebbia che colpisce i malati di fibromialgia. Ma vi giuro che ci sono stati giorni che è stata tremenda, tremenda. Cioè, da non riuscire a finire una frase. E mi sono resa conto che più sono giù io, più questa malattia mi attacca anche a livello mentale. E quindi niente. Sapete che a me qua su YouTube mi piace condividere il bello, ma anche il brutto. La vita non si sa cosa ci riserva. Ovviamente non è una cosa da strapparsi i capelli, perché fortunatamente tutti i giorni mi alzo e respiro, cammino un po' sì, un po' no, però ecco, oggi mi andava di condividerlo con voi e so che anche su Instagram la gente stava aspettando di sapere ciò che avevo, ciò che non avevo. Non è tutto, però oggi mi sento di parlarvi solo di questo, che già è una grande cosa. Io ti auguro un buongiorno, una buona serata, non lo so quando lo guarderai. Ricordati di aprire la tua finestra, che come sempre il mio bacino ti arriva. Ciao!